Bentrovati alla prima edizione della TG6, apriamo con la cronaca un diverbio per futili motivi, sarebbe questo il movente che ha causato la morte di Fausto Di Marco, musicista quarantenne raggiunto da un colpo alla gola che gli è stato fatale nella notte di sabato davanti a un locale di Chieti Scalo. Ad essere accusato di omicidio volontario un 24enne rintracciato grazie ad una testimone oculare, Francesca Romana Testi. Un omicidio consumato su marciapiede, 35 i testimoni ascoltati dalla questura di Chieti. È stato proprio grazie alla collaborazione di chi ha assistito alla scena che si è giunti al fermo che ha visto Emanuele Cipressi, 24 anni, essere arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima, trovata dai soccorritori in una pozza di sangue, è Fausto Di Marco, quarantenne musicista che sabato notte si trovava a suonare nel circolo privato I Tre Assi di Chieti Scalo, zona università. A pochi metri, il luogo del delitto consumato con un corpo tagliente che secondo gli investigatori potrebbe essere stato quello di una bottiglia di vetro rotta che ha reciso la carotide rendendo impossibili i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione tra i due sarebbe nato un diverbio per un apprezzamento rivolto dalla vittima ad una ragazza. Di seguito poi l'aggressione per mano del 24enne finita in tragedia. Sul posto sono intervenuti il PM Giancarlo Ciani, il questore Vincenzo Feltrinelli e gli uomini della squadra mobile coordinati dal vice questore aggiunto Francesco Costantini. La svolta nelle indagini arriva grazie ad una super testimone, la donna per la quale è scoppiato il diverbio fra i due. È stata lei a presentarsi dai carabinieri nel primo pomeriggio di domenica per raccontare tutti i fatti, facendo scattare le manette per Emanuele Cipressi. Una notte rumorosa e agitata quella dell'omicidio, testimoniata dalle telefonate effettuate dai residenti alle forze dell'ordine, almeno 4, iniziate poco dopo l'1. Una situazione frequente, raccontano gli abitanti della zona, in possibile dormire a causa degli schiamazzi che fino alle prime ore del mattino rendono difficile la vita dei residenti. Fuori dal circolo, posto ora sotto sequestro dagli inquirenti, infatti, si creavano gruppi di persone che, non curanti dell'ora, proseguivano la serata con urla e schiamazzi fuori dal locale. Stamattina un cumulo di bottiglie di vetro e bicchieri abbandonati. Sul luogo del delitto, mazzi di fiori e biglietti dedicati a Fausto, la comunità dei musicisti si dice sconvolta per un fatto che ha coinvolto un ragazzo conosciuto da tutti come buono e innocuo, amante della musica e del teatro e molto attivo nelle iniziative artistiche della città. E sul caso della morte di Fausto Di Marco è intervenuto anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ha risposto alle polemiche in corso sull'orario di chiusura dei locali notturni. Ascoltiamo. All'indomani dell'omicidio avvenuto fuori da un locale, per futili motivi si aprono le polemiche sulle ordinanze nei confronti delle attività commerciali che somministrano alcolici fino a tarda notte. Una situazione lamentata da mesi dai residenti di Via Pescara, che oggi apre la questione delle ordinanze nei confronti degli orari di chiusura per questioni di sicurezza. A rispondere il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio. Non si può ascrivere alla movida la responsabilità di un fatto di sangue così grave e quindi sicuramente non possiamo mettere insieme le due cose. Ovviamente la presenza sempre maggiore di persone richiede che ci sia una maggiore attenzione, in primis da parte delle forze dell'ordine che sono tenute a far sì che il territorio sia controllato e quindi le forze dell'ordine che so avere problemi però di personale, di risorse, sono le prime che debbono intervenire. Poi c'è una serie di controlli che anche il Comune può fare. Di queste lamentele in realtà in Comune ne erano arrivate, ma non per quel luogo e noi abbiamo mandato i vigili urbani a controllare. Adesso chiaramente dobbiamo fare qualcosa in più. Quel qualcosa in più è far crescere nella coscienza delle persone la consapevolezza che la movida è una cosa che serve anche alla città, ma non si può in nome della movida sopportare che ci siano schiamazzi, ubriachi, drogati che vanno in giro per Chieti. Nel caso specifico tutti i locali possono rimanere aperti fino a notte inoltrata perché sino al 2004 e prima che intervenisse una norma che ha liberalizzato gli orari, l'orario massimo di apertura dei locali a Chieti era alle 3 della notte, con limitazioni all'1 quando le attività venivano fatte all'esterno. Oggi non esiste più questa limitazione, esiste ancora una limitazione per le manifestazioni che si fanno all'esterno con musica ed altro, ma non siamo alla caccia alle streghe nei confronti dei locali. Dobbiamo pretendere che ci sia maggiore attenzione da parte di tutti, forze dell'ordine, esercenti, comune.
E si è chiuso con 3 condanne davanti alla Corte d'Assise di Chieti il processo per la morte di Francesco Pio Spinelli, il bimbo di 3 anni travolto e ucciso da un treno nel tardo pomeriggio del 24 maggio del 2014 nei pressi della stazione San Marco di Pescara. La madre, Loretta De Rosa, inizialmente accusata di abbandono di minore, reato derubricato in omicidio colposo, è stata condannata a 3 anni di reclusione. 3 anni e 6 mesi di reclusione sono stati invece inflitti al padre della vittima, Virgilio Spinelli, e il nonno Cristoforo Spinelli, questi ultimi accusati di concorso in omicidio colposo. Il pubblico ministero Andrea Papali aveva chiesto la condanna per ciascuno degli imputati a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il bambino, secondo l'accusa, si allontanò da casa attraverso un varco della recinzione e raggiunse i binari, dove sopraggiungeva un treno regionale. Secondo la difesa si trattò di un incidente che si sarebbe potuto evitare se le ferrovie dello Stato avessero predisposto un'adeguata protezione dei binari, mentre, secondo il PM Papalia, alla base dell'accaduto vi fu una clamorosa distrazione della madre che avrebbe dovuto sorvegliare i figli più piccoli. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. E fiamme improvvise ieri sera nel cantiere della scuola media Michetti di Francavilla al Mare, attualmente chiusa per i lavori. Poco dopo le 20:30 una passante ha notato fumo uscire da una finestra, così ha allertato immediatamente i vigili del fuoco arrivati da Chieti. Il rogo sarebbe partito, per cause ancora poco chiare, dalla stanza adibita ad archivio. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a circoscrivere l'incendio, evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Sul posto anche il sindaco Antonio Luciani, che ha allertato la dirigente scolastica Daniela Bianco e l'impresa che sta conducendo i lavori di ristrutturazione. Al momento non è ancora chiaro se l'incendio sia di matrice dolosa. Nel corso della giornata si stanno effettuando sopralluoghi per capire appunto meglio da dove si siano innescate le fiamme. Ed è ancora senza chiarezza il destino dei lavoratori della Burgo. Questa mattina a Chieti la questione è stata discussa nel corso del Consiglio Comunale tra polemiche e scontri. Vediamo. Ancora scontri sul caso Burgo. La seduta di Consiglio Comunale a Chieti diventa l'arena di accuse tra il consigliere PD Alessandro Marzoli, che ha posto attenzione sulla questione dei lavoratori rimasti senza occupazione e senza notizie sul futuro, e la maggioranza, che accusa la Regione Abruzzo di aver rimandato più volte gli incontri richiesti. Ci auguriamo che da questo tavolo scaturisca un qualcosa di positivo. Naturalmente vogliamo e attendiamo qual è la volontà della ex Burgo. Io penso che il sindaco sia stato estremamente esaustivo nella sua risposta in consiglio, perché è ovvio che oggi c'è un vincolo su quell'area. È altrettanto, penso, visibile anche dagli atti che abbiamo portato in consiglio che la volontà del comune è quella di ricollocare i lavoratori, i quali ci hanno chiesto maggiore attenzione. Il sindaco Di Primio esca dalla timidezza, esca dal nascondersi dietro i problemi quotidiani e soprattutto facendo la cronistoria del passato, e agisca. C'è bisogno di azione affinché dopo 8 anni la questione degli ex dipendenti Burgo venga risolta. A restare nel mezzo sono loro, i lavoratori rimasti senza ammortizzatori sociali e senza un destino definito. Diciamo che ci sono molte ombre che dovrebbero essere dissolte. Tra questi gli interessi di alcuni imprenditori che sinceramente in queste discussioni non figurano mai e di cui non, diciamo, possiamo solo paventare, possiamo solo immaginare chi possano essere. Però sono nomi che non vengono mai fatti, ci sono degli interessi che a seconda di qualcuno sembra essere di social housing, cioè di edilizia residenziale, a favore di alcuni di questi imprenditori a discapito dei lavoratori che avevano tutto il diritto di reinsediarsi in quel territorio, perché c'erano degli accordi di programma che stabilivano che dovevano essere ricollocati in quell'area. Ad Atessa sono arrivati al centro di accoglienza i primi migranti scortati dalle forze dell'ordine. Si tratta di 25 giovani uomini di nazionalità eritrea. Contro l'arrivo dei migranti ha manifestato il comitato Atessa agli atessani e circa 30 cittadini. Contestano il fatto che si stia ospitando persone che non provengono da aree di guerra. Ascoltiamo nel servizio di Vestina News le parole del vice sindaco di Atessa, Vincenzo Pellegrini.
Noi al momento siamo a conoscenza che il nostro centro deve ospitare i solo 25 che sono arrivati ieri. Per gli ulteriori 25 fino a questo momento non abbiamo nessuna conferma da parte della prefettura. Questo purtroppo è un problema che va comunque gestito. Noi come amministrazione comunale non è che possiamo avere e non abbiamo facoltà di impedire questo modo di gestione che è di diretta competenza della prefettura e quindi del Ministero dell'Interno. Oltre a questo io credo che comunque non ci si può girare dall'altra parte, bisogna gestire questo problema e quindi credo che noi dobbiamo fare il possibile per fare in modo che la gestione di questo problema non arrechi danni e preoccupazioni a volte ingiustificate nella popolazione. Quindi noi saremo vigili su come verranno gestite, su come verrà gestita tutta la gestione, scusate il bisticcio di parole, della problematica. Saremo sempre presenti nei tavoli della prefettura con Sua Eccellenza il prefetto per appunto garantire che il tutto si svolga in maniera meno indolore possibile da parte di tutti, ma allo stesso tempo siamo responsabili, siamo amministratori responsabili e sappiamo e capiamo benissimo che è un problema che va gestito. In occasione della festa del patrono San Cetteo a Pescara questa mattina si è tenuta la cerimonia solenne della consegna dei Ciatte d'Oro, fra i premiati anche il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò. Presidente Malagò, è un piacere averla qui a Pescara, un premio ad uno sportivo, ad un uomo di sport, riconoscimenti fanno sempre piacere, si parla di giochi del Mediterraneo e del successo che hanno avuto questi giochi per Pescara e per l'Abruzzo. Sì, mi sembra che l'eredità lasciata, il ricordo è stato comunque positivo, è stato importante, poi come tutte le cose uno può anche valutare che si può fare meglio, però indubbiamente l'infrastrutturazione sportiva, l'impiantistica hanno avuto un grande beneficio da quell'evento e siamo contenti che il CONI lo supportò, è un dato di fatto. Pescara è una città che in questo senso si sta caratterizzando con delle opportunità di offerte come impiantistica sicuramente importante. Bisogna sempre guardare anche la gestione, la manutenzione, e però è sicuramente un fiore all'occhiello di questa città bellissima. Presidente, domani ci sarà questa importante conferenza stampa al CONI a Roma per parlare di questa querelle con il Comune per le Olimpiadi e lei ha detto parlerò domani, ma il pensiero del CONI è quello che probabilmente è un errore non fare le Olimpiadi a Roma. Ma il pensiero del CONI e di tutto il mondo dello sport è che è un grandissimo errore non quello di non fare le Olimpiadi a Roma, quello di non continuare a sperare di poterle fare, di candidarsi, che è la realtà. Ed è forse questa è una cosa che oramai è sfuggita a tutti. E quindi qui non si tratta di decidere di organizzare o no un evento, si tratta di spegnere il sogno di poter realizzare qualche cosa che è molto diverso, forse anche peggio. E il comitato per il no al referendum del centrodestra lavoro, questa mattina illustrate dall'onorevole Fabrizio Di Stefano e dal coordinatore regionale di Forza Italia, le iniziative a sostegno del no appunto. Prevista la presenza in Abruzzo di numerosi esponenti politici nazionali. Vediamo. Il Comitato per il No continua a lavorare in vista del referendum pagano, l'obiettivo è fare fronte comune, in questo caso nel centrodestra. Certo, abbiamo già costituito nel mese di luglio un Comitato per il No che comprende oltre a Forza Italia anche Lega Nord, che qui si presenta con la denominazione di Noi con Salvini e Fratelli d'Italia. Oggi noi innanzitutto annunciamo la nomina del responsabile per il referendum qui in Abruzzo, l'onorevole Di Stefano, e soprattutto indichiamo un calendario di appuntamenti molto ricco per l'Abruzzo, nel quale noi naturalmente faremo di tutto per raggiungere il maggior numero di cittadini e convincerli per il no, spiegare loro che questa è una riforma dannosa e che certamente non avvantaggia i cittadini italiani. Onorevole Di Stefano, voi definite questa riforma una cattiva riforma, perché?
una riforma che non abolisce il Senato ma lo cambia, che non taglia i costi del Senato ma taglia i costi della democrazia, perché di fatto i senatori non verranno più scelti dai cittadini ma verranno scelti da sindaci, dai consiglieri regionali, una riforma che invece aggravia la situazione per il Sud, perché specie sulla sanità sarà un bagno di sangue per le regioni del Sud, perché quando introduce in Costituzione i costi standard ma non introduce in Costituzione anche le prestazioni standard, è evidente che ci sarà sempre più una divisione e una spaccatura tra le prestazioni sanitarie al Nord e quelle al Sud. E torna all'Aquila nel fine settimana in 5 piazze della città la campagna informativa promossa dalla Protezione Civile Nazionale denominata Io non rischio. Giorgio Alessandri. I tragici eventi del sisma del centro Italia hanno riportato drammaticamente di attualità la necessità dell'esistenza del piano di protezione civile comunale, che dal 2015 è attivo anche al comune dell'Aquila. Purtroppo abbiamo avuto una pratica attuazione il 24 di agosto. La notte del 24 di agosto alle ore 4 meno 10, la sala operativa, il COC era aperto, c'erano tutti i responsabili di funzione e abbiamo avuto modo di sperimentare sul pratico la funzionalità di questo piano, e non possiamo non dirci soddisfatti, perché ha funzionato in maniera molto regolare e sin dalle prime ore le nostre associazioni di volontariato erano già presenti sul campo ad Amatrice e negli altri posti. Nel weekend intanto nelle piazze della zona est e della zona ovest del capoluogo si svolgerà l'iniziativa Io non rischio, promossa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile. Allora, sabato e domenica ci sarà un'iniziativa nazionale che viene promossa direttamente dal Dipartimento. Il Comune dell'Aquila fornisce il suo supporto, ma i veri protagonisti sono i volontari e la cittadinanza. Infatti la cittadinanza è invitata ad incontrare i nostri volontari in 5 piazze. Le piazze sono Piazza Duomo, dove sarà presente la Gran Sasso Soccorso, la Fontana Luminosa, dove ci saranno i gruppi alpini, all'Aquilone saranno presenti il gruppo della Cives e della VAPC, a Tempera ci sarà il gruppo di Tempera e a Coppito la Proloco di Coppito. Questo perché? Perché in questa maniera cercheremo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e tutti quanti potranno ricevere indicazioni in merito e buone pratiche di comportamento per il rischio sismico, il rischio alluvione e per il maremoto. Quindi se non si può eliminare completamente il rischio dei territori in cui viviamo, sicuramente sapere in modo corretto come comportarsi e quelle che sono le migliori pratiche da mettere in atto, sicuramente questo facilita e rende più sereno il rapporto tra noi e l'ambiente circostante. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo la sosta, il Pescara si concentra sulla gara di sabato prossimo con la Sampdoria. Pronto al rientro Baebek, ma non Pepe. Previste novità in formazione. Il servizio. Sosta di campionato, tempo di un primissimo bilancio per il Pescara. Massimo Oddo, parliamo allora anche di questo entusiasmo dei tifosi che c'è sempre e comunque attorno alla squadra, e questa è una cosa molto importante. Anche dopo la sconfitta casalinga con il Chievo, i ragazzi della curva hanno applaudito la squadra. Questo è un segnale importante di maturità probabilmente da parte dell'ambiente. È un segnale importante perché fortunatamente abbiamo una curva in questo caso che capisce, matura, che capisce che per raggiungere un obiettivo, per qualsiasi obiettivo, bisogna sudare, bisogna lottare, bisogna farlo fino alla fine, perché noi siamo il Pescara, siamo in Serie A, siamo una neopromossa che deve e lotterà fino alla fine in un campionato difficilissimo. Quindi gli antichi fasti delle prime giornate dove ci vedevano in Europa League, che erano cavolate che si dicevano in giro, la curva se ne è resa conto e ha capito che ci sarà sempre comunque da lottare fino alla fine, è quello che faremo sempre. Noi dal canto nostro andiamo in campo giornalmente in allenamento per cercare di migliorarci giorno dopo giorno su quelli che sono i nostri difetti, senza mai perdere di vista quelle che sono le nostre qualità, che abbiamo dimostrato sul campo potercela giocare con chiunque, ovvio migliorando, perché quando non vinci vuol dire che i problemi ci sono, ma si va in campo in allenamento quotidianamente
per migliorarsi. Poche ore fa è arrivata questa conferma dello 0-3 a tavolino della gara di Reggio Emilia con il Sassuolo, una bella notizia comunque. Sì, bella notizia perché sono tre punti importanti per noi che ricreano un po' di morale, ovvero ce l'avrebbero distrutto nel caso in cui ce l'avessero tolti, ma per come mi hanno spiegato le cose non ho mai avuto dubbi, perché sarebbe stato un qualcosa di incredibile, insomma. Le considerazioni che fa il Sassuolo, se vogliamo, possono essere giuste dal punto di vista della norma, rivedibile, tutto quello che vuoi, però poi alla fine, se c'è una norma, che sia essa buona o cattiva, se c'è va rispettata, quindi io non ho mai avuto dubbi al riguardo. In Serie D, con il più classico dei risultati, il Lavastese ha espugnato il campo del Matelica, confermandosi in testa alla classifica del girone F. Va al Lavastese lo scontro al vertice del girone F. Al Giovanni Paolo II di Matelica i ragazzi di Colavitto si impongono con il più classico dei risultati al termine di una gara non semplice, ma che i biancorossi hanno interpretato al meglio. Per gli aragonesi resta il primo posto in classifica, a braccetto con l'Olimpia Agnonese, ma soprattutto la consapevolezza di poter recitare in questo torneo un ruolo di primo piano. La squadra di Colavitto scende in campo quasi al completo, l'unica defezione è quella del difensore capitano Allocca, sostituito dall'ultimo arrivato Bartoli, che lascerà poi il segno. Nel Matelica assenze pesantissime, con il forfè del bomber ex Pescara Vincenzo Esposito e del centrocampista Borgese. Si comincia davanti a spalti gremiti con numerosa e calorosa rappresentanza vastese. La formazione ospite in maglia biancorossa, per dovere di ospitalità, inizia in modo prudente con i locali a cercare di fare subito la partita, ma con i portieri praticamente mai seriamente impegnati. All'ottavo, prima emozione di marca locale con un cross dalla sinistra di Pera per Degano, che viene anticipato al momento della conclusione da Campanella. Al 17esimo arriva la risposta della Vastese con Prisco, che dopo una buona azione personale mira all'angolino con Marcantognini che para. Miracoloso però l'intervento sul capovolgimento di fronte delle portiere della Vastese Russo, che con i piedi nega la gioia del gol a Manuel Pera. Al 26esimo lo stesso Pera, lanciato in contropiede, viene affrontato fuori area di rigore da Russo, e poi termina a terra con il direttore di gara, che lascia però proseguire, andando poi ad allontanare dalla panchina locale il dirigente accompagnatore del Matelica per proteste. Protestano anche i tifosi e i giocatori di casa, ma il fischietto campano dice che non c'è fallo. Al 34esimo punizione di Degano e palla in aria per Galli, che quasi in scivolata conclude debolmente fra le braccia di Russo. Al 42esimo tiro cross di Bartolini, con il portiere ospite costretto a respingere con i pugni, ma il dolce arriva nel finale di primo tempo, quando Prisco di testa, su punizione calciata da Fiore, mette alle spalle dell'incolpevole Marcantognini. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio gara e con il Matelica in attacco. Al 7esimo Menzà salva su Baldinini, mentre al 10esimo è Russo a respingere con le mani su conclusione ravvicinata di Pera. I marchigiani attaccano senza quasi soluzione di continuità. Lavastese cerca di sfruttare il contropiede, ma gli spazi per la formazione abruzzese sono ristretti. Al 17esimo per la squadra di casa ci prova ancora Pera, ma la sua conclusione è parata da Russo. Passa qualche istante, Pera crossa al centro dell'area piccola per Galli, che arriva in scivolata con un attimo di ritardo. Al 18esimo Di Maio, già ammonito, tocca forse il pallone con la mano, ma il direttore di gara segna la semplice punizione ai padroni di casa, non andando a sanzionare con il giallo per la seconda volta il giocatore marchigiano. Il finale di gara vede gli assalti disordinati dei padroni di casa, che al 37esimo restano in 10 per il secondo giallo, sventolato questa volta a Di Maio per fallo di gioco su Felici. In 10 il Matelica rischia di andare ancora sotto, ma al 40esimo Prisco di testa si divora il 2-0 davanti a Marcantognini. Il finale è ancora una volta dolce, così come era stato nel primo tempo, quando Bartoli al 43esimo va a siglare il gol del 2-0 che chiude definitivamente la gara, e in maniera trionfale per la squadra del presidente Bolami. E un Buonavezzano cade di misura a Nuoro, decisivo un calcio di rigore nella ripresa per la squadra isolana. I marsicani possono però consolarsi con la buona prova da cui riparte per le prossime gare. Andrea Costantini.
L'Avezzano esce immeritatamente sconfitto dalla trasferta di Nuoro. La squadra sarda si impone con un calcio di rigore nella ripresa. Il risultato punisce oltremisura la squadra di Pino Tortora, che incassa il secondo stop consecutivo. Ma se una settimana fa col Muravera la prestazione era stata deludente, questa volta i marsicani si sono ben comportati sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone. Due le novità presentate da Tortora rispetto alla scorsa settimana: Besana e Deramo al posto di De Cinque e Persia. Giornata soleggiata e campo in buone condizioni, l'Avezzano approccia bene alla partita e già nei primi minuti si rende pericoloso con lo schema da piazzato. Sassarini libera Aquino, la cui girata è neutralizzata da Frasca. Aquino ha voglia di trovare la prima rete stagionale e ci prova anche dalla lunga distanza, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. La Norese fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Lewandowski, che intorno al 17° evita il corner su conclusione di Tupponi, smorzata da un compagno. A guastare l'avvio di gara dei marsicani è l'infortunio di Bittaie dopo la mezz'ora, al suo posto Padovani, che si comporterà bene. La Norese chiude increscendo la prima frazione. Al 42° si fa notare Mendy, che conclude con il sinistro, ma Lewandowski si distende e sventa. Nel finale punizione di carta, nel mucchio svetta Go, che dà l'illusione ottica del gol. Per lui c'è però l'esterno della rete. Nella ripresa al 2° minuto ancora Aquino si fa notare da piazzato dopo il tocco di Sassarini. Frasca alza in corner. Attivissimo Padovani, che va in pressing, recupera palla e dopo lo scambio Leto Aquino si propone per ricevere in profondità, diagonale, di poco al lato. Frasca è nuovamente chiamato in causa dal sinistro da fuori di Leto. Il tecnico nuorese Mariotti cambia, dentro Botti per Mendy, la mossa dà i suoi frutti. Dopo una mischia sbrogliata in uscita da Lewandowski, proprio Botti al 23° affronta in dribbling Di Paolo, che con eccessiva foga entra in ritardo sull'avversario. Calcio di rigore che dagli 11 metri viene trasformato dall'argentino Ucha Lopez. Tortora gioca allora la carta di Genova. Il finale dell'Avezzano è generoso ma sfortunato. La bordata di Padovani si stampa contro la traversa. Finisce così 1-0, ma Tortora e i suoi ragazzi possono ripartire dalla positiva prestazione in attesa che gli attaccanti si sblocchino, traducendo in gol la mole di gioco. E si allunga la serie di sconfitte del Pineto, battuto per 4-2 a domicilio dalla San Maurese. Alla base del nuovo KO ancora le numerose assenze. Roberta Di Sante. Piove sul bagnato per il Pineto di Aldo Ammazzalorso, che incassa la quarta sconfitta consecutiva ad opera della San Maurese. Formazione quasi obbligata per Ammazzalorso, che nel suo 4-4-2 però ritrova a centrocampo, dopo l'intervento al crociato ed 8 mesi di stop, Giuseppe Rachini. Pronti via e il Pineto sfiora subito il vantaggio con capitan Stacchiotti, che di testa lambisce il palo. La legge del calcio però, si sa, è spietata e al 14° alla prima vera occasione utile la San Maurese passa con Lombardi, che in mischia trova l'incornata vincente. Dopo il gol la San Maurese prende coraggio e prima ci prova con Enrico, sul quale si immola Mazzocchetti, per poi trovare il raddoppio al 37° con Peluso, che di testa trova la girata vincente. A questo punto Ammazzalorso richiama Serachini, che rientrando dopo 8 mesi di stop non riesce a reggere gli interi 90 minuti e fa esordire in biancazzurro Ragazzu, una punta in più che dà manforte all'attacco biancazzurro, chiamato ad una reazione d'orgoglio, reazione che si concretizza al 44° quando sul corner di Cacciatore Esposito di testa accorcia le distanze. Si va così a riposo sul parziale di 1-2. Ma in avvio di ripresa la San Maurese ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Passano 1 minuto e 30 secondi quando Peluso raccoglie un cross dalle retrovie, si coordina ed in diagonale fredda Mazzocchetti firmando la doppietta personale. Il Pineto prova a reagire all'ottavo con Diaye, che cerca di trovare spazio tra le maglie della difesa giallorossa, quindi scarica indietro per Emili, che dal limite spedisce di poco alto. Passano 3 minuti però e le cose si complicano ulteriormente per i biancazzurri quando Bonandi, nel tentativo di sfondare dalla sinistra, subisce un contrasto in area giudicato falloso dall'arbitro Vergaro. Dal dischetto lo stesso Bonandi spiazza Mazzocchetti per il 4-1 in favore degli ospiti e la 101esima rete in giallorosso per il capitano della San Maurese. La partita sembra ormai compromessa, ma il Pineto continua a lottare. Al 13° Ragazzu arriva in corsa sul cross di Cacciatore e la sfera termina alta. Un minuto più tardi però lo stesso Cacciatore viene messo giù in area da Pesaresi. Altro rigore in appena 4 minuti. Della battuta si incarica Mauro Ragazzu, che con freddezza spiazza Gori e segna la sua prima rete in biancazzurro all'esordio. Le occasioni migliori giungono ancora una volta da calcio piazzato. Al 42°
l'angolo di Proietti e ancora stacchiotti di testa costringe Gori alla respinta coi pugni. Tanta delusione e amarezza invece in casa Pineto, che non riesce ad uscire da questo periodo negativo. Lasciamo il calcio, seconda vittoria consecutiva per l'Aquila Rugby nel campionato di Serie A. Germana Dorazio. Buona la seconda per l'Aquila Rugby Club, che nella prima trasferta stagionale espugna il Toti Patrignani di Pesaro, vincendo nettamente per 57-10. Il 15 neroverde sale così in vetta al girone 4 della fase territoriale di A a punteggio pieno. Qualche problema nei primi minuti di gioco per gli aquilani, che sono scesi su un terreno pesante per la pioggia battente della notte. Al quarto d'ora però un varco apre la strada verso la meta a Daniel Gentile. Filippo Di Marco, migliore in campo nella giornata di ieri, c'entra i pali e l'Aquila si porta sul 7-0. Sul finale di tempo è sempre la 18enne apertura aquilana a seglare la seconda meta. Si va negli spogliatoi sullo 0-17. La ripresa si apre con una meta di Marcello Angelini, che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e, portandosi avanti la palla con il piede, schiaccia tra i pali. Al resto ci pensano i piedi precisi di Di Marco, 6 su 6 dal dischetto, e Gianmarco Cialente, che trasforma da posizione angolata tra gli applausi del pubblico. Nel finale c'è tempo per altre due mete neroverdi, Erbolini e Antonelli, e della seconda marcatura del Pesaro per un punteggio finale di 10-57. Siamo andati a rilento nei primi 20 minuti, ci siamo dovuti poi adattare per imprimere il ritmo, e questo è il commento del direttore tecnico Vincenzo Troiani. Siamo consapevoli della nostra forza e oggi abbiamo mostrato un'ottima organizzazione di linea difensiva che dà fiducia anche nell'osare. Ho visto un bell'approccio mentale. Il prossimo appuntamento è per domenica 16 ottobre, quando allo Stadio Fattori dell'Aquila si giocherà il derby attesissimo, l'Aquila Rugby Club con Gran Sasso. Ed è tutto per questa prima edizione della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.